Perché noi lavoriamo in continuità, abbiamo un'idea precisa che guarda al futuro, che guarda le esigenze reali dei cittadini, abbiamo un progetto importante, abbiamo risolto situazioni che si erano fermate da anni, tipo l'utilizzo concreto della Villa Renzi, tipo la questione del Vallo Paramassi di Cado, che sono finalmente partiti. Cioè noi abbiamo un'idea importante che ci porta a razionalizzare le spese, a tagliare le spese improduttive. Abbiamo dimostrato in questi 5 anni di avere senso pratico, siamo riusciti nonostante la crisi a tenere sotto controllo le tariffe, e lavoriamo sicuramente per andare a ridurre l'addizionale IRPEF nei 5 anni. L'Unione dei Comuni, se lei vince, torna con l'Alta Ossola o resta nell'Unione dei Comuni Valli Ossola? Noi abbiamo fatto una scommessa importante sull'Unione Ossolana. Noi auspicavamo un'unione dei 38 comuni che fosse un'Unione Ossolana forte ed autorevole, che andasse a parlare con protagonismo a Verbania e a Torino. Il progetto si è fermato a metà strada, comunque i primi risultati cominciano a vedersi e il progetto delle aree interne che noi abbiamo sostenuto è il primo passo per un rilancio. Il progetto delle aree interne è fondamentale e sarà uno dei pochi modi in cui portare risorse sul territorio. Vorrei sottolineare anche che il comune di Cairuolo d'Ossola è anche uno dei 5 comuni promotori della proposta inizia di legge regionale sulla specificità montana.